Cross di Bilardi, duello in area del Milan fra Pedrinho e Spinosi, quindi ancora un colpo di testa di Pedrinho e sfera che finisce a Cantarutti. Palleggio, spalle alla porta, rovesciata, mentre Baresi tenta l'intervento e pallone alle spalle di Piotti. È il 36esimo del secondo tempo. L'arbitro Benedetti ha fischiato un attimo prima, probabilmente per presunto gioco pericoloso dell'attaccante del Catania. L'azione a noi è parsa regolare. Il pubblico sulle tribune si scatena e dopo la ripresa del gioco uno spettatore solitario penetra sul terreno di gioco, bloccato prima dall'arbitro e poi dal libero etneo Ranieri e dai carabinieri. La partita riprende dopo due minuti di sospensione e si conclude in un clima acceso al 45esimo e 40 secondi di gioco. Si chiude sul pareggio per 1-1. Il Milan era passato in vantaggio con un fulminante tiro di Carotti al quarto di gioco e quindi al 38esimo il pareggio dello stesso Bilardi dopo una serie di batti e ribatti in area milanista.